Ciao a tutti e bentornati su Italia Maker. Nel video di oggi ci troviamo in Brera per la presentazione della Fujifilm X-T5. Il nuovo prodotto di casa Fuji riprende la sorella X-T4 che abbiamo già ampiamente recensito e provato e che attualmente è uno tra i nostri prodotti che utilizziamo per fare video e anche quello con cui stiamo filmando in questo momento. Cosa cambia? Hanno preso il sensore da 40 megapixel della XH2, che è stata presentata qualche mese fa, e l'hanno messo all'interno del corpo dell'XT, che riprende per tantissimi aspetti quello dell'XT4, ma risulta essere ancora più compatta, un pochino più stretta, un pochino più basso e un pochino più leggera. Il display perde la rotazione totale che aveva la XT4, ma torna ad avere un display di tipo vasculante così, e con questo meccanismo in caso di panorama verticale come aveva la X-T3, quindi c'è stato da questo punto di vista un passo indietro verso la X-T3. E il processore è il nuovo X-Trans 5 di quinta generazione, quindi non più il 4, che riesce a gestire questi 40 megapixel con la stessa velocità di prima. L'autofocus è sempre velocissimo, fulminio. Grazie al sensore da 40 megapixel può arrivare a fare video anche in 6K, quindi non più soltanto 4K a 60 frame per secondo, ma anche in 6K a 30 frame per secondo. E insieme ci hanno dato anche la nuova lente che è stata presentata da Fuji, ovvero il 30 macro, è un f2.8 con rapporto di ingrandimento 1:1, quindi ci permette messe a fuoco vicinissime con ingrandimento massimo, e pure questo qui per essere un macro è molto compatto, molto leggero, sta benissimo sulla macchina. Per questo prodotto appunto è un X-T4 evoluta, aggiornata, quindi già la conosciamo molto bene, non c'è moltissimo da dire, sono appunto il nuovo sensore e il nuovo processore. Usandola un pochino qua camminando ci siamo accorti subito dell'upgrade sull'autofocus. Effettivamente aggancia molto meglio i visi, le persone in giro, ed è molto più veloce. Dalla mezza corsa alla fase di scatto è più veloce, nonostante quasi un raddoppio dei megapixel.